Il Signore sia con voi. Lettura del Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo, questa è la testimonianza di Giovanni, quando i giudei gli inviarono da Gerusalemme sacerdoti leviti a interrogarlo: «Tu chi sei?» Egli confessò e non negò. Confessò: «Io non sono il Cristo». Allora gli chiesero: «Chi sei dunque? Sei tu Elia?» «Non lo sono», disse. «Sei tu il profeta?» «No», rispose. Gli dissero allora: «Chi sei? Perché possiamo dare una risposta a coloro che ci hanno mandato. Che cosa dici di te stesso?» Rispose: «Io sono voce di uno che grida nel deserto: rendete diritta la via del Signore, come disse il profeta Isaia». Quelli che erano stati inviati venivano dai farisei. Essi lo interrogarono e gli dissero: «Perché dunque tu battezzi se non sei il Cristo, né Elia, né il profeta?» Giovanni rispose loro: «Io battezzo nell'acqua. In mezzo a voi sta uno che voi non conoscete, colui che viene dopo di me ed era prima di me. A lui io non sono degno di slegare il laccio del sandalo». Questo avvenne in Betania, al di là del Giordano, dove Giovanni stava battezzando. Parola del Signore. Sia lodato Gesù Cristo. In questa quinta domenica di Avvento torna Giovanni Battista a prepararci al Natale, non più come predicatore di conversione o battezzatore di purificazione, ma come testimone della persona di Gesù. E questo lo fa davanti a sacerdoti, leviti, farisei, cioè coloro che officiavano il culto e la parola di Dio nel Tempio di Gerusalemme. Quindi persone molto religiose, credenti, osservanti, praticanti. Lui è il testimone di Gesù. Il testimone è colui che dice appunto Giovanni: confessa e non nega, nel senso che è una persona che dichiara, riconosce, ammette una verità da una parte a parole e poi però nello stesso tempo non smentisce, non ritratta, non disconosce, non rinnega nei fatti questa verità. Se noi per esempio diciamo che siamo persone credenti, diciamo io credo in Dio, ma poi non andiamo in chiesa, siamo testimoni che confessano a parole la fede in Dio, ma poi la negano nella pratica. Se noi dichiariamo di essere persone buone, ma poi non facciamo niente di bene, oppure peggio facciamo del male, siamo testimoni a metà, quindi non credibili, non coerenti, non sinceri, perché dichiariamo di essere buoni in teoria, ma poi non lo siamo. Neghiamo questo nella pratica della carità. Giovanni Battista, con questa sua testimonianza, con il suo confessare e non negare, ci richiama a una testimonianza che sia perfetta e completa di parole e di opere. Su questo ci richiama, su questo comportamento coerente, fedele, onesto e sincero, soprattutto quando siamo davanti agli altri che potrebbero chiedere a noi, come hanno chiesto a lui: chi sei tu? A noi chiederebbero: ma tu sei un cristiano? La tua testimonianza è una confessione vera nelle parole, è una confessione non negata nei fatti, nelle opere, nelle azioni. Probabilmente tutti abbiamo bisogno di andare a confessarci a Natale. Perché? Perché dobbiamo dire al sacerdote con umiltà e sincerità che non abbiamo dato questa testimonianza coerente tra il dire e il fare. In pratica dobbiamo dire: non ho testimoniato la mia fede con questi peccati contro Dio e la sua legge, contro il Signore, e facciamo un bel lungo esempio, elenco. Oppure dobbiamo dire: non ho testimoniato la carità con questi peccati contro il mio prossimo, contro gli altri, e qui forse l'elenco è un po' più lungo, perché abbiamo fatto queste offese, queste ingiustizie. Ecco, insomma, il primo richiamo che
che ci fa Giovanni Battista come testimone. Dobbiamo essere anche noi testimoni che confessano le parole, poi non negano però nei fatti, e quindi essere veri, autentici, coerenti testimoni del Signore. C'è un secondo richiamo che ci fa Giovanni Battista, è quello del deserto. Riprendendo la profezia di Isaia, Giovanni attribuisce a se stesso questa immagine: io sono voce di uno che grida nel deserto. Vediamo anzitutto questo deserto. Da sempre santi eremiti e monaci, per incontrare Dio, per conoscere meglio Gesù, si sono rifugiati nel deserto. Un deserto concreto, un deserto anche molto faticoso, anche se la città li inseguiva con i suoi frastuoni, le sue seduzioni, tentazioni, i suoi rumori, le sue distrazioni, i suoi vizi anche, per cercare di riportarli indietro. Ed era una tentazione forte per loro. Però resistevano nel deserto perché volevano incontrare il Signore, conoscere il Signore. Ecco, penso che chi ama Gesù, chi ama Dio come noi, sempre desidera, sogna un deserto, in un certo senso. Cioè cerca sempre qualche luogo o qualche momento per stare in solitudine, in intimità con il Signore. Magari quando la Chiesa è silenziosa perché non ci sono celebrazioni, quando si può stare davanti al tabernacolo o quando ci si può raccogliere nella stanza della propria casa la sera. Ricordo Milano, spesso viaggiavo sul metrò con carrozze affollate, rumorose, piene di stridori, piene di chiacchiere, e mi capitava di vedere una coppia di innamorati, un ragazzo e una ragazza, che in un angolo della carrozza bisbigliavano tra di loro le loro tenerezze l'uno per l'altro, come isolate, come chiuse in una bolla di intimità, di amore e di dialogo, pur essendo in mezzo a tanto baccano. Così è con Dio. Non è che dobbiamo andare a cercare il deserto vero e proprio di Giovanni Battista, anche nel trambusto, nel chiasso della nostra Gerusalemme, noi possiamo e dobbiamo un po' isolarci con noi stessi e col Signore, come in un deserto metropolitano, come in un angolo tranquillo di un vagone, di un metrò, per poter parlare col Signore, per poterlo ascoltare. E sarebbe una bella preparazione a Santo Natale, se possiamo fare questo deserto spirituale. Ma in questo deserto di intimità con Dio c'è posto anche per una preghiera particolare, che è la preghiera di Giovanni Battista, la preghiera dei giusti e dei buoni nella Bibbia, che è espressa nella voce che grida, ecco, perché grida? Nel deserto non c'è nessuno, non c'è bisogno di gridare, nessuno ti ascolta. Allora, prima di vedere che cosa grida, poi vediamo di capire perché grida, cos'è questo gridare nella Bibbia, nei Salmi, nei profeti. Il gridare al Signore significa fare una preghiera forte, non una preghierina così, tanto perché la si recita a memoria. Significa invocare il Signore con forza, chiamarlo, implorarlo notte e giorno come il salmista. Dove, quando si deve pregare così, così in modo forte? Che grida il Signore. E quando si è nelle tribolazioni, quando si è nel dolore, quando si è nella malattia, quando c'è una difficoltà, una sofferenza di tipo personale o sociale, come può essere anche una pandemia o un terremoto o altre cose. In pratica è il grido che si eleva, grido di preghiera, e che si eleva nelle prove della vita. E le prove della vita sono tante. Sono tutte volute da Dio, permesse da Dio, e sono sicuramente da considerare prove buone, positive, educative, correggitrici tante volte, e comunque santificatrici, per il fatto però che sono prove dolorose, prove pesanti, per il fatto che noi siamo fragili e deboli. Allora noi è normale che noi gridiamo al Signore, che preghiamo, come ci ha insegnato Gesù nel Padre nostro. Non ci indurre, non ci condurre in questa prova. Tentazione vuol dire prova. Cioè risparmiaci queste prove, se possibile, evitarcele. Oppure
alleggeriscile, se questo è nella volontà di Dio, se questa è una permissione di Dio. Paolo ci suggerisce di dire anche donaci una via d'uscita da queste prove, e sappiamo cos'è la via d'uscita, è una grazia della pietà e della misericordia di Dio, è un aiuto di salvezza, di provvidenza, di guarigione, di liberazione, di protezione. Gesù ci dice che il Padre è buono e giusto anche quando ci prova, perché un buon padre mette alla prova i figli, deve metterli alla prova, i figli, per educarli alle prove della vita, per correggerli qualche volta, o comunque per farli diventare migliori, più forti e più bravi. San Paolo ci dice che Gesù è fedele e prega per noi, ha detto anche, che intercede per noi nelle prove, come ha pregato per Pietro prima della sua passione, perché resistesse in quella prova. Quindi avrà pregato che il Padre Celeste non lo conduca nella prova più dura, più forte, quella di poterlo, di seguirlo poi anche nella passione e nella morte. Quindi le prove, dice ancora Paolo, per noi sono umanamente sopportabili. Gesù per la prova ha sudato persino sangue. Padre, passi da me questo calice, come dire, non mi indurre alla prova di bere questo calice, ma non sia fatta la mia, ma la tua volontà sia fatta. Ecco, le prove a volte ci correggono da tanti vizi, da tanti peccati, e sono quindi da benedire queste prove, e comunque ci fortificano nelle virtù, nella santità. I santi hanno vissuto le virtù, le virtù provate, queste sono i santi, perché hanno avuto più prove di tutti noi messi insieme. Però virtù provate, ma virtù sante. Ecco perché noi dobbiamo gridare al Signore, invocare al Signore, chiedere al Padre con umiltà, con sincerità, di non metterci alla prova, o comunque di aiutarci a superarle, di non cadere nelle prove. Ecco, quindi questa è la preghiera che facciamo nel Padre nostro, ma che forse non abbiamo mai capito fino in fondo, tant'è vero che si è fatta una traduzione sbagliata. Ma il gridare di Giovanni Battista non è solo rivolto al Signore come preghiera, è anche rivolto come un messaggio alle persone. Rendete diritta la via del Signore. Nel deserto c'è una via, certo, c'è la pista nel deserto, non sono mai diritte le piste del deserto. Il vento sposta le dune, la sabbia, la pista si deforma, la pista prende curve, la pista perde l'orientamento, perde addirittura rettilinea e l'orientamento giusto. Per cui, ecco, rendete diritta la via del Signore, raddrizzatela, indirizzatela alla meta giusta, alla meta sicura, come una bussola al nord. È chiaro che Giovanni Battista intendeva via come condotta, la condotta degli uomini. Quindi rendete diritta la vostra condotta, che tante volte è storta, perché è disonesta, è ingiusta, è sleale, è immorale, e quindi va riportata diritta, cioè onesta, retta, giusta, leale, buona. E anche in campo educativo, noi genitori educatori, ai nostri ragazzi diciamo spesso: oh, fila diritto, cosa vuol dire diritto? Comportati bene, e se si comportano male adesso ti raddrizzo io con un bel castigo, raddrizziamoli quando è necessario. Ma è chiaro che prima di dire questo ai nostri ragazzi dobbiamo farci l'esame di coscienza, e ci dobbiamo chiedere se noi genitori adulti gli abbiamo dato un'educazione diritta, cioè una direzione morale, equilibrata, una bussola religiosa e morale che gli ha sempre indicato la rotta giusta, la pista giusta, che è la pista della Chiesa, dei comandamenti, della fede. Ma anche per noi stessi dobbiamo un po' raddrizzarci, penso tutti, raddrizzarci da certi peccati, da certi errori di rotta, da certi vizi, anche più semplicemente da certe storture psicologiche, che sono i nostri difetti di carattere, che creano attriti e scintille con gli altri, che ci mandano a volte fuori di testa, che compromettono la nostra serenità e la nostra salute e quella delle persone
care che vivono con noi. Nel VI secolo a Gaza c'era un monastero dove vivevano dei monaci dediti alla preghiera e al lavoro. Bravi, avevano ognuno con le sue doti, i suoi pregi, ma avevano un problema di carattere. Cioè non riuscivano ad andare d'accordo, litigavano, caratteri tutti diversi, si arrabbiavano, perdevano la pace. A un certo punto hanno capito che non potevano andare avanti così, che monastero è. E allora hanno deciso di andare da un vecchio saggio eremita del deserto, di nome Doroteo, che era famoso per dottrina, per penitenza, per santità. E quando sono arrivati però l'hanno trovato malato, che non riusciva neanche a far sentire la voce, non gli usciva più la voce dalla bocca. Allora gli hanno spiegato il problema del monastero e lui ha dato una risposta con un disegno. Ha disegnato nella sabbia un cerchio, dentro ha scritto la parola Gesù, ma i monaci non capivano ancora. Allora ha preso il dito indice di ogni monaco, è quell'indice che noi alziamo quando vogliamo dire io, è su con l'indice, perché l'indice ha anche l'impronta digitale, che è la nostra unica personalità, il nostro caratterino, caratteraccio, carattere buono, diverso dagli altri, unico, la nostra personalità, e con quel dito indice ha fatto tracciare a ogni monaco un raggio che da loro arrivava al cerchio, a Gesù. E i monaci hanno visto che i loro raggi, quando si avvicinavano al cerchio, a Gesù, si univano tra di loro, si avvicinavano tra di loro. Allora hanno capito il messaggio di questo santo monaco. Quanto più loro cercheranno di avere il carattere, non il loro carattere con il quale si scontrano e non vanno d'accordo, ma il carattere di Gesù mite e umile, quanto più saranno fedeli al Vangelo di Gesù che parla di rispetto degli altri, di pazienza, di amore, di perdono anche, di pace, di fraternità e bontà, tanto più saranno vicini tra di loro, uniti e concordi, amici e fratelli. È un discorso, un programma che vale anche per le nostre famiglie, dove purtroppo si vede a volte il fenomeno al contrario, cioè di raggi che invece di avvicinarsi a Gesù e quindi di stringersi tra di loro nell'amore della famiglia, si allontanano da Gesù. E allontanandosi dal Vangelo, dalla Messa, dei Sacramenti, si allontanano anche tra di loro e non c'è più l'unione in famiglia. Un ultimo pensiero, Giovanni Battista ci dà anche l'indicazione di una grande umiltà, però un'umiltà particolare, di tipo servile, quella dell'ultimo servo più basso nella gerarchia dei servi del tempo di Gesù, quello che slegava i lacci del sandalo del padrone quando tornava a casa. Era il compito del servo più basso, più umile. Lui dice, Giovanni, non sono neanche degno di fare questo servizio qua, del servo più umile. Quindi quant'era umilissimo lui, il più grande tra i nati di donna, umilissimo davanti al Signore. E però qual è l'umiltà? E questa è l'umiltà vera. Non è quella bella tranquilla quando nessuno ci dice una parola cattiva o ci carica di un peso pesante, se ci umilia. È l'umiltà che sa di umiliazione. La Madonna nel Magnificat dice che Dio innalza gli umili, ma sono quelli umiliati, gli umili veri, umiliati dagli uomini. Uomini sempre superbi, che anche quando gli sleghi i lacci del sandalo ti tirano un calcio in faccia e poi ti costringono a lavargli pure i piedi. Questi sono gli uomini e tu devi essere umile per accettare il calcio e per lavare pure i piedi, oltre che avergli slacciato i lacci del sandalo. È quello che ha fatto Gesù durante l'ultima cena, quando si è alzato la tavola, si è cinto di un asciugamano e ha lavato i piedi agli apostoli e ha slacciato anche i sandali, sicuramente. E quindi l'umilissimo servo del Signore Gesù ai suoi apostoli ha fatto questo, un esempio, un insegnamento
che dovrebbe farci togliere dal nostro carattere ogni superbia, presunzione, vanità, arroganza, solito bullismo intellettuale e orgoglioso. Questa umiltà estrema di Giovanni Battista che tocca il fondo dell'umiliazione, servile della mortificazione, mortificare vuol dire far morire il nostro io, forse non è molto frequente, però qualcosa di meno forte come umiliazioni ci può venire da qualche persona e qualche purtroppo bisogna dire anche a volte in famiglia, quando una persona per esempio è caricata solo lei di pesanti impegni, come se fosse l'asino della famiglia su cui caricare tutto, oppure magari puoi anche dirgli delle parolacce, delle parole umilianti. Certo, non è bello, però è una bella palestra di umiltà vera, di umiliazione, che si può anche accettare e che il Signore sicuramente poi sa ricompensare. Ma vorrei indicarvi anche un'umiltà più semplice, più praticabile, soprattutto nelle nostre famiglie, che è indicata da Giovanni Battista nelle parole «Colui che viene dopo di me era prima di me, dopo prima». Sono tante le occasioni, se ci pensiamo bene, nelle quali possiamo dire «Prego dopo di lei, prego, prego, prego prima lei di me, prego prima lei, dopo io». Sono tante le occasioni, se ci pensiamo, dare la precedenza agli altri. Cedere il passo, cedere il posto, cedere il meglio, dare la priorità ai diritti degli altri, ai loro bisogni, ai loro desideri, alle loro cose, è una bella umiltà, un'umiltà gentile, signorile, fine, nobile. No, prego prima lei, io dopo, tranquillo. Ecco, è un'umiltà che non dà nell'occhio, ma che nasce davvero da un cuore semplice e umile e che forse può toccare il cuore di tante persone superbe per capire che bisognerebbe anche essere più umili e non continuare a dire sempre prima io, prima io, prima io, no. Dai, prima gli altri, tu dopo, io dopo, tranquilli. E vedrai che questa sarebbe una bella umiltà casalinga che farebbe tanta gioia e pace. Allora prepariamoci all'umile nascita di Gesù esercitandoci in queste virtù, in queste testimonianze di Giovanni Battista.